ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come state? Tutto bene? Guardate, oggi sono con il mio quadernino, ma non per fare saluti, ma per fare il video. Preferiresti questo o quello? Mi avete scritto tantissime domande sia su Instagram che su YouTube e adesso inizieremo con le domande che mi avete fatto su Instagram, che li ho appuntati qui nel mio quadernino fucsia. Ragazzi, sono rimaste pochissime pagine, mi sa che dovrò comprare un nuovo quadernino, questo lo conserverò con tutto il cuore perché qui ci sono tutti i saluti che ho fatto, tutti i video che ho fatto e questo quadernino di Lady Di Fucsia è un bellissimo ricordo, quindi dovrò conservarlo qui nella mia libreria. Comunque ancora non è ora di cambiarlo, quindi iniziamo con il video. Preferiresti questo o quello? E allora ragazzi, Roberta Fiume mi dice: preferiresti fare una doccia fredda in inverno o mangiare sempre un cibo che non ti piace? No ragazzi, io non mangerei mai un cibo che non mi piace, quindi ahimè preferisco una doccia fredda in inverno. Lo so, le mie cervicali piangeranno di brutto. Poi ragazzi, sempre su Instagram, lorenzo.davia-15 mi scrive: preferisci l'inverno o l'estate? L'estate tutta la vita ragazzi, io adoro il mare, infatti come vedete qui c'è il quadro di King Marty con la spiaggia, qui c'è un altro dipinto di King Marty con il mare. Adoro l'estate ragazzi, per tutta la vita. Io ragazzi, se fosse sempre estate, sarei la donna più felice al mondo. Poi ragazzi, sempre su Instagram, Idalit, ciao tesoro, mi dice: preferiresti matrimonio o convivenza? Io ho sempre preferito il matrimonio. Allora, la convivenza va bene per un periodo, ma poi ragazzi ci vuole il matrimonio. Ma poi ragazze, è il sogno di quasi tutte le ragazze sposarsi con un abito bianco bellissimo. Poi devil_lars, il mio nipotino virtuale, un bacino, scrive: se dovresti scegliere tra un primo o un secondo, cosa sceglieresti? Primo, perché la pasta almeno una volta al giorno la devo mangiare, quindi devil, scelgo il primo. Adesso ragazzi andremo a vedere tutte le domande che mi avete scritto su YouTube. Ho fatto un post che dovevo fare questo video, preferiresti questo o quello, e voi mi avete scritto davvero tantissime domande. Andiamola a vedere insieme, su! Eccoci qui ragazzi sulla mia community di YouTube. Guardate, presto farò il video. Preferiresti questo o quello? Ragazzi, muovo un po' il cellulare perché sono col cellulare, quindi mi viene un po' male. Esempio, preferisci il sushi o la pizza? Questo era un esempio che avevo fatto io. Ed ecco qui i vostri commenti. Iniziamo con Nancy Cererico che mi scrive: ciao Lady Di, cani o gatti? Io preferisco i cani, anche se i gatti mi piacciono tantissimo, ma dato che devo rispondere soltanto ad una, dico i cani. Poi, villa o appartamento? Sinceramente preferirei la villa, ma per ora abito in appartamento, ma chi lo sa, magari andrò ad abitare in una villa, me lo auguro, perché gli appartamenti ragazzi, in comunione con altra gente nella scala, non si può vivere. Poi, pasta in bianco o al pomodoro? Viva la pasta con il pomodoro! Penso che hai capito, pasta col pomodoro. Anche bianca, ma preferisco quella al pomodoro. Poi, melone o anguria? Preferisco il melone.
Perché l'anguria è troppo acqua, troppo, anche se troppo leggero, preferisco il melone. Con una bella fetta di prosciutto crudo. Che bontà! Melone! Poi scrive, ti adoro, anch'io tesoro. Un bacione Nancy, ti adoro. Andiamo avanti. E rispondi, Nertigia mi scrive ti adoro, un bacino Nertigia, anch'io ti adoro. Poi Alice Fornara mi scrive, mare o montagna? Tutta la vita mare, Alice, tutta la vita mare, io amo il mare. Poi TikTok o Instagram? Sinceramente io preferisco Instagram, infatti sono molto attiva più su Instagram che su TikTok. Infatti ragazzi, se volete seguirmi giù nella descrizione metterò il link per seguirmi sia su TikTok e su Instagram. Ragazzi, seguitemi su Instagram perché là pubblico di tutto. Poi ciao, mi saluti nel video? Certo Alice Fornara, ti saluto, un bacino, ti adoro tesoro. Andiamo avanti. Idalit scrive, matrimonio o convivenza? Ho risposto già su Instagram, Idalit, un bacione, ti adoro tesoro. Poi Meme G scrive, porcellino o cinghiale? Che sono carini! Ma tra i due preferisco il porcellino, forse perché è rosa il maialino, non lo so, preferisco il porcellino che hanno un musetto bellissimo. Poi continua e scrive, acqua frizzante o acqua naturale? No, preferisco tesoro l'acqua naturale, perché l'acqua frizzante mi gonfia lo stomaco e mi viene un mal di pancia terribile. Questo con la Coca-Cola per esempio non succede, o con altre bevande gassate. Invece con l'acqua frizzante sì, mi fa venire mal di pancia e poi sto tutta la giornata con la pancia gonfia. Acqua naturale. E anche, quanti anni hai? Questa domanda non si può fare perché non ci sono le due opzioni, Menegi. Un bacino, grazie per il commento. Ti adoro, ciao. Poi continuiamo e leggiamo la domanda di Nertigia. Una domanda, ci pensa e poi scrive, preferiresti viaggiare con i tuoi amici o col tuo fidanzato? Allora, se il mio fidanzato dovesse essere King Marty, preferisco viaggiare con il fidanzato. Ciao Nertigia, un bacino. Continuiamo e andiamo a leggere il commento di Alice Poletti. Ciao tesorina, un bacio Alice. Allora Alice scrive, estate o inverno? Estate. Amazon o eBay? Sinceramente preferisco Amazon, infatti acquisto tantissime cose su Amazon. Poi Zara o Disegual? Questa è una bella domanda, io le adoro tutte e due, ma preferisco Zara perché ha molta più scelta e le fantasie sono diverse di Disegual. Poi ti adoro, anch'io Alice ti adoro, un bacino. Continuiamo con la domanda di La Katie. Ciao tesoro, un bacio, che mi scrive, mare o montagna? Mare tutta la vita. Single o fidanzata? Fidanzata. Bacione Gioia, bacioni anche a te La Katie. Poi andiamo, continuiamo con Dani Basta, ciao tesoro, un bacio. Allora, pizza sabato o domenica? No, la pizza sabato sera, la preferisco sabato. Estate o inverno? Estate. Primavera o autunno? Preferisco la primavera con i fiori, anche se l'autunno è pure bello con le foglie che cadono. No, primavera. Mare o montagna? Mare, ormai l'avete capito tutti. Amici uomini o amiche donne? Allora, io mi sono trovata... ma che oggi? Allora, io mi sono trovata benissimo con gli amici uomini, ma anche con le amiche donne. Ma tra i due preferisco amici donne, perché c'è più complicità. Continuiamo.
Devil Loves. Ciao nipotino virtuale, un bacino. Se a pranzo dovresti scendere... Ah, è la stessa domanda che mi ha fatto su Instagram. Ok, passiamo avanti. Alice Pizza. Ah, rispondermi esempio, tesorina. Era un esempio. Nene G. Lady Lee, preferisco la pizza. Anche lui. O lei. Allora, Maria Pia Amodeo. Ciao Lady, preferisci la carne o il pesce? Sinceramente io adoro il pesce, amo il pesce, quindi preferisco il pesce. Poi rispondiamo a Samuele 332. Samuel. Ciao Samuele, ciao Lady, mare o piscina? Mare. Biscotti o merendine? Merendine, no, biscotti, non lo so, tutte e due, no, ne devo scegliere uno. Biscotti, perché sono belli croccanti. Sì, biscotti. Samsung o Huawei? No, Samsung. Infatti io ho sempre avuto i telefoni Samsung. Letto o divano? Letto, più comoda. Ciao Samuele, un bacino. Continuiamo, continuiamo con Alice Fornara che dice cane o gatto? Cane, ho deciso cane. Poi Ginevra scrive pizza tutta la vita. Comunque potresti fare caldo o freddo? Tra caldo e freddo preferisco il caldo. Poi tra dolce e salato preferisco il dolce. Tra cane e gatto il cane. iPhone Android preferisco l'Android. Mare o montagna preferisco il mare. Questa domanda non me la farete più sicuramente. Basim Bao scrive dolce o salato? Dolce. Poi continua e scrive francese o inglese? Inglese. Sì. Instagram o TikTok? Instagram. Nike o Adidas? Nike tutta la vita. Nero o bianco? Nero, preferisco nero. Continuiamo a leggere. Natale o Pasqua? Il Natale, ragazzi, mi piace davvero tantissimo il Natale. Estate o inverno? Estate. Notte o giorno? Preferisco la notte, perché io sono molto notturna. Notte. Acqua frizzante o naturale? Acqua naturale, ho spiegato il motivo poc'anzi. Un bacio, un bacio anche a te. Ciao Basi! Sono finite! Bene ragazzi, le domande sono terminate. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bellissimo like e non dimenticate di iscrivervi nel canale e di attivare soprattutto la campanellina. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! Un bacione dalla vostra Lady Lee. I love you!